A Roma nasce Spazio Blu, il progetto pilota del modello di senior housing per over 65, targato INPS, gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Gemelli e Investire SGR. Il progetto riguarda la ristrutturazione di 300 appartamenti su 9 palazzi nella capitale, nel quartiere Camilluccio Trionfale, per un valore complessivo di 130 milioni di euro. L'intento è quello di adattare gli immobili per i fabbisogni degli anziani autosufficienti, con una componente di servizi sociosanitari erogati sia a domicilio che da remoto. È un modello che esiste in altri paesi, ma questa è la prima volta che lo facciamo in Italia, quindi sono veramente contento di farlo. Era una delle cose che ci eravamo prefisse nel piano industriale di fare ed è un'iniziativa che sviluppiamo con dei partner con cui siamo molto contenti di aver lavorato. È un'iniziativa molto importante per noi perché può rappresentare un modello di riferimento per intervenire nel settore del senior housing e nell'offerta abitativa per la popolazione anziana autosufficiente. Le caratteristiche di questo modello sono quelle di intervenire su un parco abitativo, di adeguarlo per quelle che sono le esigenze della popolazione anziana autosufficiente e quindi adeguarlo sia dal punto di vista dell'immobile, dell'appartamento, che dal punto di vista dell'attività assistenziale e dell'attività, diciamo, che può essere offerta dall'operatore socioassistenziale. Spazio Blu rappresenta da un lato la risposta immobiliare ad una tendenza demografica in sofferenza che vede un costante aumento della popolazione anziana che peserà sempre di più sul sistema sanitario nazionale, dall'altro il dover arginare l'isolamento crescente di questa fascia della popolazione mantenendola integrata alla società. Realizza innanzitutto un risultato significativo, 500 immobili, 500 appartamenti destinati ad anziani che permetteranno loro un invecchiamento attivo in un ambiente che permette di coniugare l'indipendenza con l'assistenza sanitaria, la socializzazione e una serie di servizi complementari che permettono a loro di vivere una vita dignitosa al di fuori da quella odiosa istituzionalizzazione che ha comportato negli anni un grosso problema per i nostri 14 milioni di anziani. Ma soprattutto perché questo è il primo modello che può essere replicato. Il patrimonio INPS è molto vasto, quindi ci sono potenzialità di poter realizzare iniziative analoghe ed va nel senso voluto dalla legge delega, la legge 33 del 2023, che finalmente si occupa di questi 14 milioni di anziani immaginando delle soluzioni che possano portare dei vantaggi alla collettività, alle famiglie e agli anziani che sono un tassello importantissimo della nostra struttura sociale.